con Nicolas Tagata, difensore centrale bianco-rosso-blu, di ritorno appunto da un'estate, possiamo dirlo, da tifoso godereccia, no? Sì. Come hai vissuto questa Coppa America? No, veramente bellissimo. Sono tornato a casa dopo un anno e ho vissuto la Coppa America lì e per fortuna l'abbiamo vinta. È stata una bellissima, bellissima vacanza per me. Come si può intuire dall'accento argentino di Belgrano, queste partite appunto dove le guardate? Le ho guardate tutte con gli amici perché abbiamo visto la prima partita tutti insieme, quindi abbiamo detto dai, ora le guardiamo tutti insieme per portare fortuna, quindi veramente contenti che sia vinto, quindi dai, è bellissimo. Adesso ritorniamo all'estate, perché là era inverno sostanzialmente, all'estate italiana, al Follonica Cavorrano, inizio di preparazione in questa estate calda, ma possiamo dirlo, insomma, questa squadra ha già iniziato con i denti stretti, ha sprombattuto. Che inizio di preparazione è? Sì, anche se sono i primi due giorni, il livello è altissimo, i ritmi sono altissimi, c'è molto caldo, però penso che c'è un bel gruppo, c'è una bella squadra, possiamo fare tante cose e ci stiamo allenando ovviamente benissimo. Tu vieni da una scorsa stagione già appunto in bianco-rosso-blu, ti sei ambientato, hai conosciuto questi ragazzi, questi giocatori. Quest'anno ci sono altri ragazzi che arrivano sostanzialmente nuovi da altre realtà. Come ti stai trovando con i nuovi ragazzi e che ambiente state respirando? No, benissimo, i ragazzi nuovi sono molto tranquilli, si sta creando un bel gruppo. Io già un po' da vecchio, secondo anno, quindi tocca a me ora fare un po' di gruppo con gli altri grandi, quindi stiamo veramente bene, veramente bene. Ti abbiamo visto anche in Coppa disputare veramente delle belle prestazioni, dei salvataggi anche sulla linea di porta, lo ricordiamo. Quale bagaglio ti porti dietro dalla scorsa stagione anche a livello tecnico e di crescita? Va bene, anche l'anno scorso, anche se non ho giocato tantissimo, penso che ho fatto le mie prestazioni per bene, ho imparato tantissimo dal mister, dai miei compagni, quindi quest'anno sono molto carico per iniziare e per avere una buona stagione quest'anno. E quindi richiamiamo a raccolta, no, tutti i nostri tifosi per vedere un altro Follonica Cavorrano scoppiettante che vorrà rifarsi magari, ecco, da una finale di Coppa Italia persa, da un secondo posto, per fare ancora meglio? Certo, sì, speriamo sia una buona annata come quella dell'anno scorso, speriamo il meglio per tutti. Benissimo, ringraziamo Nicolas Dagato. Grazie a te.